Attrezzatura innanzitutto è dove rinforziamo il tubo che proviene dall'estrusione. Ci troviamo nel reparto più grande che abbiamo qui in Trasferoi, si parla di poco più di 4.000 metri quadri, sia acciaio che tessile. Attrezzatura, prendiamo l'interno dei tubi che arrivano di là dall'estrusione e li rinforziamo attraverso una treccia, delle macchine che creano questa treccia, per poi riportare le bobine che verranno rivestite e creare il prodotto finito. È un bel ambiente, siamo tutti giovani. Ogni giorno si fanno cose nuove, diverse. Cercavo un lavoro dove potevo impegnarmi di imparare all'acciaio, al tessile, i cambi. Difficoltà ce ne sono tutti i giorni. Io dico sempre che è meglio avere difficoltà, che quando tutto va bene c'è sempre sotto qualcosa. Si rompe qualche filo, si creano delle interruzioni, ogni tanto i fili si deformano, quindi devi sempre controllare e guardare che siano perfetti. Trattano molto bene come lavorano, come insegnano. Se vuoi imparare una cosa nuova. Le persone non sono un numero, ma sono delle risorse e le devi guardare tutti della stessa maniera. Al di là di quella che è l'attività che viene svolta dai reparti, che quindi si differenzia, quello che è importante in Trasferoil è che sia chiaro a tutti qual è la missione comune, quali sono i valori che l'azienda intende portare avanti e che ci sia una comunicazione alla base efficace ed efficiente in modo che tutti siano realmente ingaggiati e consapevoli di qual è la direzione che vogliamo prendere. Attenzione, voglia, flessibilità, rispetto per le macchine, rispetto per l'ordine, rispetto per i colleghi. L'uomo interno è qua che entra e si dimostra voglioso di fare, qui si può sempre crescere. Mi piace essere sempre stimolato, mi piacciono le sfide, ho trovato l'azienda giusta, anche perché se sono qua dal 99 vuol dire che